chi invece è molto flessibile, ad esempio i ballerini, assolutamente. L'importante è avere un angolo di 90 gradi tra tallone, anca e torso. Quindi piego e distendo. Inspiro ed espiro. I muscoli che stanno lavorando prevalentemente, sì, sono i muscoli delle cosce, i quadricipiti, bicipiti femorali, ma vorrei che poneste l'attenzione soprattutto ai bicipiti femorali, perché nel momento in cui cerchiamo di mantenere il bacino pesante, lasciamo che la barra venga verso di noi, ma sono le gambe e solo le gambe a mantenere quel peso, e con le gambe, sentendo bene il tallone che va verso l'alto, collegando tutto il muscolo fino all'attaccamento verso l'osso del bacino, riportiamo e stendiamo. Quando stendete, strizzate bene i muscoli dei quadricipiti e distendo, che tengo gli addominali. Quello che si vuole evitare è di schiacciare la zona lombare, cioè qui non voglio sentire la sbarra premere sui muscoli della zona lombare, voglio sentire che io sono in controllo del peso, in questo caso delle molle, solo con le gambe sostanzialmente, mentre tengo un allungo della schiena. Perché per certi versi può essere più impegnativo che lavorare con la reformer per la posizione, ed è per questo che questo è un lavoro intermedio. Per lo stretching, adesso ne abbiamo fatti centinaia in sul tallone, andiamo con le punte, quindi piego, cambio la posizione dei piedi, vado in parallelo, punte verso il pavimento, cerco di mantenere quella posizione, di nuovo piego e distendo. Andate alla vostra velocità sempre quando fate gli esercizi, sentite bene il vostro corpo, non precipitatevi in fare cose che potrebbero essere troppo avanti per voi, oppure semplicemente quel giorno non siete energici abbastanza. Facciamo altri 5, cercare di andare un po' più veloci adesso con il footwork, ultimi 2, piego, unisco i talloni. A questo punto, a seconda anche della vostra apertura, io direi massimizzare la parte di andeor, si dice, quindi rotazione esterna, per me, perché per me è un po' più difficile così. Quindi trovate l'angolo che vi faccia lavorare di più, la forma di diamante che avete, che create voi con le gambe, più challenging per voi, che sia un po' più difficili. Per me è sicuramente con le ginocchia più in apertura, per altri potrebbe essere invece semplicemente a distanza delle vostre spalle. Però mantenete sempre un piegamento non precipitoso, quindi completamente giù, perché più piegate, più dovete avere il controllo del bacino e di non schiacciare la schiena. Quindi non è che non si possa fare, oltretutto poi sappiate che dovete andare su, quindi più si piega, più poi l'energia deve essere verso l'alto. Uno ancora. Bene, andiamo con l'apertura, quindi porto i talloni verso l'esterno. E in questa particolare macchina a me piace mettere i piedi, mi hanno insegnato Real, l'inventore, il fondatore di base, mi ha insegnato di mettere i piedi in questo modo. Quindi a me piace anche come sensazione, e mantengo l'apertura ed estendo.
Piego e distendo. Quello che mi piace sentire qui è che gli ischi si separano e quando distendo gli ischi vengono e invece si stringono insieme. Comincio a sentire ovviamente le gambe perché da questa posizione ovviamente si comincia a sentire il lavoro della Cadillac, ne facciamo un altro. Collo rilassato e porto a questo punto, vado con le punte, open V-toes, quindi sono una specie di seconda posizione, diciamo, con un relevé, gamba distesa. Piego, anche qui diciamo di mantenermi nel range di dove sono le molle e distendo. Molto importante la posizione dei talloni. Quello che non voglio fare è muovere troppo la caviglia. Voglio mantenere la mia flessione. Del dorso, del piede. Ultimo. E vado a lavorare nei polpacci, quindi porto di nuovo i piedi in parallelo sulle punte, porto i talloni verso l'alto e poi punto. A me piace usare anche le dita dei piedi per portare la sbarra verso di me di più. Oppure rilasso le punte dei piedi e semplicemente vado a lavorare di più con il range della caviglia. Quindi giocate un po' cosa vi piace, cercate di vedere tutte le dita dei piedi sulla barra. Facciamo ultimi tre. 2, 1, vado con prense, quindi alterno, quindi è praticamente la stessa sequenza che si fa nella reformer, solo che in una posizione diversa, sicuramente appunto come dicevo più avanzata, che richiede più controllo, anche più forza delle gambe. Respirazione, inspiro. Inspiro, espiro, espiro e inspiro, inspiro, espiro, espiro. Stoppo, mi godo lo stretching mentre sento la footbar che preme sul piede. Sento lo stretching, piego leggermente il ginocchio per avere più stretching anche nel gastrocnemio, nel muscolo qua davanti. Cambio. Prima con gamba distesa, dopo con gamba leggermente piegata. Bene. Per il singolo andrò a lavorare con lo stesso peso, però nella balance body, ad esempio, potete semplicemente, io ho imparato togliendo una molla rossa, quindi andrò a portare la gamba sinistra prettamente distesa, gamba destra, quello che a me piace fare è sentire che la gamba destra spinge verso l'alto, mentre gamba distesa spinge verso il mat, piede flessione, ne facciamo 8. Piego e distendo, come potete vedere piego poco, mi piace mantenere una resistenza costante nel bicipite femorale e anche per non cambiare troppo nell'anca, ultimi 4. Porto gamba sinistra su, distendo gamba destra, la porto al pavimento,
di nuovo cerco, da un lato cerco di avere il femore ben allineato con l'anca, dall'altro cerco di non schiacciare quell'anca a terra, ma ne mantengo nella stessa linea. Quindi per quello a me piace pensare di sollevarla. Ultimi 4. Controllo sempre la posizione. Mantengo il piede in flex e 1. Ok, bene. Adesso andrò a cambiare la posizione delle molle per quanto riguarda Basi System. Per Balance Body avete già una molla. Continuate a lavorare con una molla rossa. Andrò al 46. Oggi mi sento un po' di aiutarmi come altezza, diciamo 46. Ci sono delle tacche con dei numeri, non è che sto dando i numeri da sola. E ok, sto in parallelo. Di solito mi piace fare l'hip opener, ma oggi preferisco lavorare in parallelo, quindi di nuovo mantengo. L'unica cosa che farò in più è un po' di coreografia, quindi mentre piego la gamba, mentre la distendo andrò a portare l'altra gamba su. Ultimi 2. Mantengo gamba sinistra su, porto gamba destra a terra, distesa, piego, preparo, espiro su, porto gamba destra. Ultimi 4. E 1. Bene. Mantengo questa posizione delle molle. Quello che andrò a fare è l'esercizio di Monkey Original. Quindi anche per mantenere il flow, siamo già in questa posizione. Ne approfitto. Anche perché questo esercizio mi piace veramente molto per allungare la parte bassa della schiena. Anche questo è molto difficile per alcune persone fare questo esercizio, in particolare chi non è particolarmente flessibile. Quindi non fatelo se cominciate a vedere che la persona non riesce neanche a cominciare da questa posizione. Quindi mi porto un po' più in su con la testa. Voglio che il sedere, il bacino siano pesanti, le mani sono verso la sbarra e comincio da giù. Punto i piedi, testa si alza, spalle giù, uso gli addominali, uso le gambe, tiro, porto sulla sbarra, a questo punto dovrei essere in punta, distendo la schiena, le spalle sono verso giù, uso bene la parte centrale della schiena, talloni verso l'alto, punto di nuovo, espiro, ritorno in quella posizione, diciamo, un po' raccolta, quasi a pallina, testa giù. E inspiro, preparo le punte, spingono la testa, guarda in avanti, tengo gli addominali, procedo con l'estensione delle gambe, poi fletto, punto, guardo in avanti, di nuovo sento le gambe schiacciarsi verso l'addome e poi l'allungo della schiena.
inspiro questa articolazione, però gli addominali non devono essere trascurati. Di nuovo la schiena dritta, cerco di ridurre sempre di più la distanza tra il mio torso e le gambe per un massimo stretching. E di nuovo piedi, testa, spalle, gambe, distendo, fletto, punto, espiro. Ne facciamo un altro. E di nuovo testa, piedi, distendo, fletto, punto, ombelico verso di me e ritorno. Ok, bene. Andiamo direttamente a lavorare con l'hip work, quindi gambe. Tolgo già la roller bar per quello che andremo a fare dopo e intanto attacco le molle con appunto il loop per i piedi. Anche qui, dove posizionare, quale sia l'altezza migliore? Sempre io, diciamo, ho imparato e anche visto che continua ad andarmi bene, questa, diciamo, relazione tra l'altezza spalle e sbarra quando sono in ginocchio. A questo punto andiamo pancia in su, quindi la mia testa è rivolta dalla parte opposta rispetto all'esercizio di prima, quindi vado a terra, mi posiziono in posizione supina, porto entrambi i piedi dentro il loop. Questo loop è fantastico perché posso anche, diciamo, stoppare. Qua ci sono vari modi per fare l'hip work, vediamo se raggiungo, no, ok, non ho le gambe così lunghe, o con le braccia distese per avere, diciamo, un po' più di aiuto, oppure semplicemente per sentire lo stretching nella parte alta. Ci sono vari motivi per cui magari scegliamo questa posizione, oppure normalmente si impara con le braccia lungo i fianchi e partiamo dalla posizione di frog. Quindi quello che oggi farò è un po' di mix tra lavoro doppio, quindi con tutte e due le gambe, e unilaterale singolo. Bacino sul mat pesantissimo, schiena neutra, non sto a comprimere di nuovo la zona lombare, queste non devo mai sentire il bacino retroverso, sono in neutro, talloni uniti, spalle aperte, collo rilassato e spingo e ritorno. Quando lavoriamo nella Cadillac, le gambe lavorano in maniera orizzontale, quindi parallele al mat. Bene, qua mi fermo così. Quello che andrò a fare, mantengo l'andeor, distendo solo la gamba destra e ritorno. Anche di nuovo, questo non è un esercizio da beginner. Lo ripeto perché se vi sentite che è più difficile di quello che sembra, sì, è un esercizio abbastanza difficile perché lasciamo la gamba sinistra immobile, in tensione, gamba destra che lavora, fianchi fanno due robe diverse, devono stare fermi. Ultimi due. Unisco, vado col sinistro, giusto? Una gamba è sempre diversa dall'altra, quindi possibilmente sto andando in linea con l'altro tallone, spero.
ne ho fatti 8, ne facciamo 8 anche adesso. Almost, uno ancora. Ok, spingo in fuori tutte e due. Facciamo 4 cerchi insieme. Quindi tutte e due le gambe. Stringo bene il tallone, porto giù. Apro, quanto devi aprire qua? Dipende, se sei molto bravo, apre molto, lo tiene controllato e lavora bene. Se invece sei all'inizio, si cerca di tenere un cerchio più piccolo, però pulito, movimenti puliti, se ne ho fatti troppi adesso. Adesso vado a 60 gradi o circa, lavoro solo con la gamba destra, ne facciamo 5. Perché abbiamo anche l'altra direzione da fare, non vogliamo morire, giusto? Sempre cerco di lavorare bene, con calma, respirando. Credo di averne fatti, questo è il quinto. Cosa facciamo? Andiamo direttamente col sinistro, quindi di nuovo porto tutti e due i talloni insieme e adesso vado giù col sinistro, apro di nuovo, ritrovo la gamba destra. Qual è il modo migliore qui? A me piace pensare che sto lavorando in modo tale da portare sempre le gambe insieme, quindi un sacco gli adduttori. In questo caso l'altra gamba è immobile, sto lavorando molto, credo ultimo. Bene, andiamo in un'altra direzione, abbiamo tutte e due, quindi vado verso l'alto adesso, apro, unisco, su. Zona pelvica immobile, anche quando vado su, non si muove niente qua, è tutto molto stabile. Ne facciamo un altro solo completo così. Di nuovo vado a 60. Presto cominciare a sentire le gambe e quindi vado in fuori e porto su, porto la gamba un po' più giù. Mi sono accorta che già mi stavo stancando. Quindi quando il corpo inizia a stancarsi, inizia a cambiare le posizioni. Ultimi due, facciamo 5-5. Sulle ripetizioni, perché cambio ripetizioni, numero, facciamo con la sinistra? Perché questo dipende dall'esercizio, dipende dal tipo di allenamento che voglio fare. Sto sentendo abbastanza con 5 ripetizioni? Bene, se l'esercizio è difficile. Può essere che 3 ripetizioni siano già sufficienti. Quando invece sto imparando, l'esercizio è un po' più facile, magari vado con 10 e so di aver fatto un buon lavoro. Bene, andiamo con quello, portiamo giù un pochino la gamba destra, un pochino gamba sinistra, un pochino gamba destra, un pochino gamba sinistra, fino a quando tocco giù. Adesso lo facciamo un po' più veloce per andare su. Quindi 8 battute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, su, 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 e giù, 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 e su, mantengo la gamba lunga. Sento bene lavorare il dietro e l'interno coscia. Su, ne facciamo altri due. E adesso andiamo nella bicicletta. Porto gamba destra giù. Piego nel mentre gamba sinistra va giù, porto gamba destra su, spaccata, tutte e due le gambe sono distese e vado.
fatto bene. È un bellissimo movimento. Di coordinazione, ma piace pensare che il piede deve spazzolare il mat. C'è un développé, c'è una parte di développé, ne facciamo un altro. Adesso andiamo in reverse, quindi opposto. E qua in questo movimento è un po' come andare a chiudere la gamba e cercare il tappetino e poi buttarla fuori, lontana. E fate bene, con calma, cercate di distendere bene le gambe. Questo è un esercizio intermedio che però secondo me è molto più avanzato che intermedio. E ritorno su. Bene. Porto i piedi fuori. È ora dello stretching. Ritorno su. Andremo con uno dei miei stretching preferiti, da ballerina, una parte. Una parte.